Buonasera a tutti da Musicista 97, sono le 16:15 di giovedì 8 dicembre, sono in Italia dall'Immacolata Concezione. Queste sono le campagne rurali verso i paesetti di Tor di Betto, Palazzo, Petrignano. Insomma, questa è la strada praticamente che porta in questi paesetti e che finisce a Bastia. Come vedete, siamo in mezzo ai campi di un maneggio. Ecco qua dei cavalli molto belli. Io sono uno che va matto per i cavalli, anche se ammetto che un po' di paura ce l'ho, ma chi non è abituato a cavalcarli è anche comprensibile. Beh, non è un video di cavalli oppure diciamo di robe equestre, ecco. Guardate qua quanti ce ne sono. Ecco, questa è tutta la campagna verso le campagne praticamente sotto Assisi. E da qui, ecco qua il nostro obiettivo, si vede molto bene la Basilica di San Francesco. Ecco qua un primo piano sulla parte posteriore della basilica e poi sulle campane. Lato inedito perché qui si vedono bene quarta e quinta. È l'unico angolo da cui si vedono. Da questa parte invece c'è l'abbazia di San Pietro, eccola qua. Bene, in questa splendida giornata dell'Immacolata Concezione, l'anno scorso eravamo a Guardia Grele e abbiamo fatto quei video. Quest'anno ho dovuto necessariamente cantare con la corale della Madonna della Stella, quindi non sono potuto andare lontano. Ho provato questa mattina ad andare a Bovara per riprendere il rinterzo, ma purtroppo e questo era, diciamo, prevedibile perché la chiesa era chiusa, infatti. No, pensavo fosse una campana, invece qualche altra cosa, non lo so. Vi stavo dicendo che a Bovara purtroppo la chiesa è chiusa, quindi non è stato possibile riprendere nulla perché l'unica cosa che suona era il battiore, mentre non è stata fatta alcuna suonata. Quindi vabbè, pazienza, le solite sfortune che mi capitano, ma oggi, siccome c'è intenzione di sostituire il video fatto in notturna sulla distesa solenne delle 5 grosse, primo perché l'audio non è sincronizzato al video e l'avete visto tutti, e secondo perché lo stesso audio è piuttosto brutto, se vogliamo, molto cupo, e io ho intenzione di rifarlo con un miglior audio, insomma, ecco. Quindi vorrei fare due riprese, una alle 16:30 in cui suoneranno le 5 grosse per la messa delle 17 e poi una verso le 18 per la messa alle 18:30. Infatti questa sarà fatta proprio da qui per far sentire le campane della vallata, lato quarta quinta, e sarà quindi in versione diurna, mentre la suonata alle 18 sarà in versione notturna e sarà ripresa dal solito angolo, quello dalla chiesa di Santa Margherita. A presto e a dopo, e soprattutto godetevi queste splendide campane.
Eccoci qua, buona serata ancora, adesso sono quasi le 19 e si è appena svolta in Piazza Inferiore, che sto inquadrando adesso, l'accensione dell'albero di Natale. Ecco qua la basilica col campanile e l'albero. Non ho fatto le riprese durante l'accensione perché, da quello che ho capito, c'è una diretta TV e rischiavo di infrangere il copyright. Allora, questo è il campanile, ecco qua, cominciamo da qui che lo facciamo vedere per benvenino. L'entrata per la portineria, poi il portale della Basilica Inferiore, il pinnacolo dove si affaccia il Papa, la facciata della Basilica Superiore, dopo lo andremo a vedere, e poi il campanile, eccolo qua. Quello che si vede da questa parte mi pare dovrebbe essere, sì, la piccola. Questa che si vede, eccolo qua, e affacciandoci verso la valle inquadriamo la Basilica di Santa Maria degli Angeli, che stranamente c'ha il campanile buio e purtroppo anche lesionato, e quindi le campane per questo motivo sono state fermate e suonano soltanto dei carillon tipici degli Omnibel, perché da quello che ho capito il programmatore non è più un Time Master ma un Omnibel. A Santa Maria sto parlando, ovviamente. Ecco qua ancora la Piazza Inferiore che pian piano si sta svuotando, la gente torna a casa e noi invece saliamo in Piazza Superiore per far vedere la facciata. Ecco qua la parte superiore della basilica. Dopo la vedremo ancora meglio perché ci metteremo dal solito angolo panoramico dove ho fatto la maggior parte delle riprese. Ecco qui ancora un primo piano sulle campane. E adesso vi faccio vedere il presepe che si trova da questa parte. Eccolo. E adesso lo andremo a vedere più da vicino. C'è da dire che di solito per orario festivo c'è anche la messa alle 18.30, ma alle 18.10 cominciarono le celebrazioni per l'accensione dell'albero e stranamente le campane alle 18 non hanno suonato. Presumo che la messa alle 18.30 non ci fosse, perché io ho visto tutti fuori, quindi mi sa che non c'era niente dentro. Comunque alle 18 non ha suonato niente, ma spero che suonino alle 20, perché d'altronde è il suono conclusivo della giornata, il suono dell'Ave Maria, e di solito la sera della solennità suona sempre. Ecco qui ancora un primo piano sull'albero di Natale, poi sulla basilica, ancora una zoomata sulle campane perché è doveroso. Ecco qua che già si comincia a vedere meglio la Francesca, che stranamente non è ancora illuminata bene, nonostante abbiano cambiato l'illuminazione, mi pare, l'anno scorso. E adesso ecco qua il presepe, fatto proprio così, carino, eh? Là, la grotta di Betlemme, il bue, l'asinello e poi la mangiatoia dove verrà apposto il Gesù bambino quando nascerà la notte del 24 dicembre. Ora andiamo sopra e facciamo un'ultima panoramica prima della suonata delle 20. Eccoci qua al solito punto di ripresa. La basilica, il portale, il rosone e poi la piccola guglia, cuspide, scusate, il pinnacolo e le campane. Da questa parte ecco qua la piana umbra completamente illuminata.
presso a poco sono le stesse riprese che ho fatto per San Francesco quella volta che feci il video in notturna, e più o meno le ho riproposte alla stessa maniera per fare, diciamo, anche una sorta di re-editing. E adesso aspettiamo la suonata delle 20. Io sinceramente non so da dove riprenderla, sono tentato di riprenderla proprio da questo punto perché mi sembra che la Francesca sia più illuminata, però sono tentato anche di andare sopra dalla chiesa di Santa Margherita perché da lì l'audio verrebbe più pulito, quindi vediamo. Comunque, alle prossime e buona Immacolata a tutti, anche se questo video andrà in rete domani, la vigilia della notte della venuta di Loreto, che purtroppo io non prenderò parte perché per vari motivi. E quindi buona Immacolata, buona Madonna di Loreto, buona continuazione d'avvento, e soprattutto, se non farò niente, ma spero di sì, almeno qualcosa vorrei farla, ma se non farò niente vi dirò buon Natale da praticamente in un video, oppure che ne so, farò una video ripresa panoramica e vi dirò soltanto lì in quell'occasione buon Natale, perché non so se farò qualcosa purtroppo. Questo è quanto, ciao ciao. Thank you.
Sì, ma io ho fatto la foto...